Signori, buon pomeriggio a tutti, ci troviamo qui a Castelnuovo di Farfa, in questo, diciamo, nella zona residenziale, la vedete, di tutti i villini a schiera fatti in questo comprensorio che vediamo qui davanti a noi, poco distanti rispetto poi al centro del paese perché, diciamo, dovrebbero essere meno di 50-100 metri forse all'arrivo, diciamo, al paese, passando attraverso poi questa strada da questa parte, insomma, il villino che presentiamo è una porzione centrale rustica da rifinire internamente di ampia metratura con sia una taverna sia poi distribuito su tre livelli che adesso pian piano li esamineremo tutti quanti. Questo sarà e dovrebbe essere, sarà sicuramente l'entrata indipendente del villino dove volendo è possibile mettere un cancelletto. Qui vedete sono già le utenze, quindi acqua, luce, gas e fogna sono tutti, diciamo, predisposti ovviamente da allacciare perché il villino è in stato di grezzo, come lo vedete anche da queste immagini, come lo vedrete a breve, insomma. Qui c'è tutto il giardinetto che noi stiamo vedendo. C'è anche una pianta di pesche che attualmente forse sarà da potare, però insomma in perfetta attività. Esternamente c'è tutta cortina con le persiane che sono state messe su tutte quante le parti dell'immobile. Allora, questo è l'ingresso principale con il corridoio, ci sono le varie, diciamo, parti già tramezzate. Qui è previsto un bagno, è chiaro che poi in base al vostro gusto e piacimento avrete la possibilità tranquillamente di sviluppare e adibire i vari spazi interni a vostro piacimento. Qui è prevista sicuramente la cucina, eccola qua, sulla sinistra, oppure fare direttamente un unico ambiente buttando giù tramezzi. E qui c'è il salone. Salone anche abbastanza ampio con un affaccio poi, ecco, su questo balcone che attraverso lo spazio retrostante, quindi la possibilità di venire direttamente con la macchina su questo lato, come vedete altri, insomma, hanno fatto e rifinito veramente in maniera molto carina, c'è la possibilità di accedere sotto alla taverna che è anche abbastanza grande, dove adesso noi sicuramente andremo a vedere. No, non ti preoccupa tanto, questo sapete. Allora, no, vabbè, ma sì, se possiamo. Ma tanta luce, ma adesso esco fuori io e faccio vedere bene. Allora, questo è tutto lo spazio interno che è da tramezzare tutto quanto, questo internamente, dove sicuramente usciranno minimo tre camere da letto con un bagno, insomma, quindi è abbastanza chiaro lo spazio da dividere poi secondo sicuramente anche i vostri gusti. Questo è un altro balcone, lo vedete il tetto in perfette condizioni così come la cortina esterna e questa splendida vista, diciamo, sulla vallata e sui tetti, diciamo, di Castelnuovo di Farfa. Eccoci qua, noi riusciamo. Poi ci sarebbe pure questa gente che ci ha fatto avanzare da 30 anni di Sì, sicuro. sopra c'è poi la parte mansardata che sostanzialmente qui bisognerebbe mettere una scala o una botola che va di sopra, che la parte centrale è abitabile, però è chiaro che poi saranno le vostre possibilità a decidere questo. Insomma, questa è un'altra visuale della zona notte. E qui c'è un'altra loggetta che probabilmente potrebbe essere, diciamo, messa come affaccio alla camera matrimoniale, un'altra vista splendida, insomma, dalla parte sovrastante, ma sopra a questa, diciamo, che era la loggia che noi abbiamo visto con l'ingresso carrabile. Eccoci qua, noi ritorniamo al piano di sotto e andiamo a vedere per finire la taverna per concludere.